Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Se vedete che la tovaglia non è tutta dritta è perché il tavolo non è rettangolare, è un po' triangolare. Oggi non faccio la messa nera, ma sono vestito di nero per la messa dei defunti. Sui defunti si possono fare molte riflessioni, non ultima quella che dice che tra poco anche noi saremo con loro fra i trapassati. È questione di tempo. Il treno sul quale viaggiamo prima o poi deve arrivare al capolinea, alla stazione di fermata. Strada facendo vediamo scendere diversi passeggeri, prima o poi toccherà anche a noi. Chiunque di voi ha una certa età, come la mia, sa di aver conosciuto molte persone che sono passate dall'altra parte. Per me è sempre una gioia andare al cimitero di Pettineo, di Santo Stefano, di Valdobbiadene. Ovviamente è una gioia sempre più rara a causa di Bergoglio, perché vedo nelle fotografie che ci sono al cimitero tanti volti di persone che ho conosciuto. Qualcuno l'ha confessata, qualche altra ha ricevuto da me l'unzione dei malati. Ecco, vedere tanti volti conosciuti e sapere che sono dall'altra parte mi dà gioia, perché penso che prima o poi toccherà anche a me. A meno che molti di noi non siano parte di quella generazione che vedrà il ritorno del Signore. San Paolo infatti dice che chi sarà in vita al ritorno del Signore non morirà, ma sarà trasformato. Comunque sia, che moriamo o saremo trasformati, sempre bisogna essere pronti, cioè pensare che dobbiamo morire. Ma questo non lo dico per mettere paura o angoscia, ma perché ci prepariamo a entrare nell'eternità. Dopo la morte, infatti, ci sarà il giudizio per i giusti e per gli ingiusti, dice San Paolo, cioè per tutti. Davanti a Dio le grandezze umane non valgono niente, non poco, niente. Soros, Zuckerberg, Musk, Bergoglio, Fernandez saranno nudi davanti al Padre Eterno. Grandi davanti agli uomini, nel senso di famosi, davanti a Dio devono presentare solo le opere buone che hanno fatto, se ci sono, e mostrare i loro peccati. Per Don Rodrigo il conto sarà salatissimo. Ha spaccato la Chiesa, ha disprezzato la Madonna, ha negato diversi dogmi, ha profanato tre sacramenti. La confessione, la comunione e il matrimonio, con la comunione ai divorziati e risposati. Con inganno ha permesso i matrimoni gay. E i cardinali fanno silenzio, anche loro hanno un conto salato davanti a Dio. Non ho nessuna fiducia nei cardinali se non cambiano strada. Pensate solo ai pre-bergogliani, perché gli altri non sono neanche cardinali, perché sono invalidi. Il cardinal Burke ha detto a padre Alessandro di inginocchiarsi davanti a Satana. Il cardinal Sarà, e qui c'è qualcuno che è testimone, in pratica non mi ha voluto ricevere. Il cardinal Vallini, quando l'ho sentito al telefono sull'obbligo della comunione in mano che mi dava noia, mi ha risposto: il momento è delicato, non bisogna fare storie. Il cardinal Casper sappiamo chi è, faceva parte della mafia di San Gallo. Ecco, questi sono cardinali pre-bergogliani. Mi fermo qui. Stiamo freschi se aspettiamo la salvezza della Chiesa dei cardinali. Anche loro renderanno conto a Dio per il loro silenzio. Ma anche noi, se non abbiamo fatto abbastanza per illuminare le coscienze e se viviamo in peccato, abbiate orrore del più piccolo peccato, perché su ogni più piccolo peccato saremo chiamati a rendere conto a Dio, come dice ripetutamente San Paolo e prima di lui Gesù. Questo è il primo pensiero che vi lascio. Preparatevi alla morte, cioè al giudizio. Non con paura, non con angoscia, ma con gioia perché il Signore vuole per noi la massima felicità. Il Catechismo della Chiesa Cattolica dice che il cielo è felicità suprema e definitiva. Il secondo pensiero che vi voglio affidare è quello di suffragare le anime del purgatorio con una preghiera e il sacrificio. Sappiamo che quelli che sono in paradiso non hanno bisogno delle nostre preghiere, lo stesso si dica per quelli che sono all'inferno. Invece chi sta in purgatorio, se non è un luogo, chi si sta purificando, ha sete delle nostre preghiere, le aspettano con avidità.
Sembrerebbe di percepire in loro un po' di egoismo in questo, ma non è così. Penso che è Dio che mette in loro un ardente desiderio di vederlo. Credo che siano come un assetato, molto assetato, che cerca l'acqua. Come sapete, loro non possono fare più niente per se stesse, anche se possono intercedere per noi. E allora aiutiamole queste povere anime. I santi erano eroici nel soffrire e pregare per le anime del purgatorio. Santa Caterina da Siena ha tenuto un forte dolore al fianco per tutta la vita, vabbè che è morta giovane per fortuna sua, per liberare suo padre dal purgatorio. Quando suo padre è andato in paradiso, è andato a ringraziarla per il fatto che lei aveva sofferto per la sua liberazione dal purgatorio. Certo, prima o poi in paradiso sarebbe andato lo stesso, ma queste anime bruciano dal desiderio di vedere Dio, almeno in quella parte del purgatorio più vicina al paradiso. E chiudo ora con Mussolini. Padre Alessandro ha raccontato tante volte il fatto che Mussolini si è salvato, ma non bisogna dirlo a quelli di sinistra, se no per carità. Ma io sarei contento se anche Stalin si fosse salvato e anche Hitler. Di per sé non lo sappiamo, ma da qualche piccola informazione qua e là pare che si siano dannati tutti e due. Dunque Mussolini si è salvato. Sì, è possibile. Tutto dipende da come è morto. Non mi riferisco alla sua morte tragica, perché non basta morire tragicamente per salvarsi, ma penso che di fronte alla morte ormai certa, era stato rapito, qualche pensiero buono gli sia venuto. E il pentimento buono, cioè un minimo di pentimento per i suoi peccati, può essergli stato dato da Dio per alcune opere buone che ha fatto. Il Signore concede molte grazie per un'opera buona. Quali sono queste opere buone? Io ne vedo due, ovviamente ne avrà fatte anche altre che io non conosco. La prima, il concordato tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica. Ovviamente non faccio commenti di natura politica o storica, però è stata un'opera buona con molti limiti, però è stata un'opera buona. E la seconda ha provato a eliminare la massoneria. Non so se ci è riuscito, credo di no, ma è stata un'opera buona. La massoneria è un cancro malefico. Mi consola una profezia di Marc Robin che dice la massoneria finirà, ma quando? Questo non l'ha detto purtroppo, ma ha detto che la massoneria finirà. Può darsi che prima riesca a uccidere noi, ma finirà. Ecco, forse per queste due opere buone il Signore gli ha dato la grazia del pentimento. E poi per le preghiere di sua moglie, donna Rachele, ma anche di Edvige Carboni, una mistica beatificata da Bergoglio, è andato in paradiso nel 1951, secondo Edvige Carboni, cioè 6 anni di purgatorio, ma il tempo nel purgatorio non è come quello sulla terra. Comunque sia, preghiamo per le anime del purgatorio. Si ringrazieranno con il permesso di Dio, forse anche su questa terra. Certamente lo faranno in paradiso. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sì. 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 Sì.